Salve a tutti ragazzi, bentornati da Mike Shosha. Allora, andiamo subito da Sam, il nostro amico Sam, che ci vuole dare una missione. L'abbiamo appena incontrato al Crazy Cock Bar e sta scassinando una porta. È troppo. È talmente facile fotterlo. Tutti pensano che sono cattivissimo perché vengo dalla Germania. Mi hanno promosso per il mio accento. E per i tuoi tatuaggi, a quanto vedo. Allora, qual è la missione? Voglio uccidere Hoyt. Scheiße. Scheiße. Aspetta. Yavol. Tu sei Jason Brody, ja. Yeah. Tu hai fatto fuori Vaas. Vaas, ja. Yeah. Dovevi dirlo subito. Devi nasconderti. Hoyt ti farà in 1000 stücke. Non sarà facile. Sei vittima del tuo stesso successo, sai? I nativi attaccano Hoyt. Ha tirato su le difese. Dobbiamo sabotare ragazzi, la sua organizzazione o ucciderlo sarà io. A quanto pare Vaas è proprio morto. Però Hoyt non sa ancora che faccia hai. Sa solo di questo. Oh oh. Di questo bel murales che abbiamo addosso. Che pensi? Murales, vabbè. Oppure io. Erledict, devi arruolarti nei mercenari. Mamma mia. Alt non discutere, sarà una missione a due. E tu insieme a Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Andiamo con ordine. I mercenari. Devi essere credibile. Come? Come? Rubiamo di essere vecchio. Aver fatto almeno un film d'azione. Esaminate Joe al porto. Trova una recluta. Accertati che nessuno trovi il suo corpo e fottiti la sua roba. Dopodiché contattami su questa frequenza. Fottiti la sua roba è la cosa più facile del mondo. Vabbè, su, dobbiamo andare. Insomma, al punto stabilito. Nessuno deve vedermi finché non cambio i vestiti. Ok ragazzi, siamo arrivati nel punto stabilito. Era abbastanza lontano. Porca miseria. Allora, c'è un tizio lì, non ci dobbiamo far vedere. Niente uccisioni. Non voglio No, come niente uccisioni? Oh mio Dio, si pronuncia già un... Cioè, senza uccisioni no, che gusto c'è? Cioè, dobbiamo andare avanti con le rocce, no? Speriamo di no, dai. Scusa, non posso uccidere questo qui che da solo gli rubo i vestiti. Vabbè. Comunque, quanto pare dobbiamo andare sotto questa cava. Questo tizio se ne deve andare. Come on. Come on. Ok, l'abbiamo fottuto da dietro come piace a noi. Anzi, come piace a lui in realtà. A noi non ci piace. Allora, è un po' pericoloso saltare nel cenote. Anche perché sul gommone lì sotto ce ne stanno 14 guardiani. È la verità. Stai dicendo, Paolo. Ti sbagli, Mike? No, io c'ho sempre ragione. Allora, ok ragazzi, siamo passati qui fino adesso senza problemi. C'è un tizio che piscia stelle filanti, quelle di Capodanno. Ok, tiriamogli un sasso così tanto per gradire. Non se n'è accorto, quanto pare. Tiriamo un altro sasso, si è girato benissimo. Facciamo un salto, così lo freghiamo! No, ma che... Allora, tornati ragazzi. Questo si preannuncia una delle missioni più frustranti proprio dell'universo mai esistito. Oh, 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 attenzione. Proprio di quelle che... Ma così, certo, ma identifico. E andiamo verso l'infinito. Oh, no, 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 stavolta non ci ha beccato. Ci ha messo un po' di strizza, ma noi ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Adesso c'è un tipo, un pelatino, con un cappello. Forse è lui la regluta? Manco po' cazzo. Intanto tocchiamo le chiappe a questa morta, perché siamo dei necrofili. Ci piacciono i morti. Proviamo attrazione sessuale per i morti. Quante cose vi insegno, quante cose vi insegno. Oh, dai, Chicco, su, mica c'è tempo da perdere, eh. Ho lasciato il latte sul fuoco. Dove viene qui? Dai, è pelato. Ma sei pelato? Allora, voi siete pelati. Sarà meglio te, capellone del co.
Allora, dai, corriamo, corriamo, corriamo. Allora, vediamo un po' il vostro Mike che si inventa. Intanto ci sono dei soldi, io direi di sgraffignarseli. Così, questo non vuole, ok. Rubiamo il rubabile. E andiamo verso l'infinito ed oltre. C'è un tizio. Avviciniamoci piano piano. Non è possibile. No, dai, non c'è manco visto. No. Io direi di metterli dentro la nostra macchina fotografica per non farci beccare come dei polli follacciani proprio. Ok, a quanto pare questo era un idiota. Se non altro non è l'isola coi dinosauri. Eh beh, però sono un idiota, guarda come fa a non vederci. Vabbè, meglio per noi, tiriamogli un sasso così se ne va a quel paese. Intanto arriva, non lo so, uno con una Ducati Monster a quanto pare. Ok, forse ci scioccheranno, no, non lo so. Andiamo dietro questa cascata di acqua di H2O. Allora, oh. Dai tizio, mamma mia ragazzi, comunque questi devono ringraziare Iddio che se potevo uccidere, cioè li avevo tutti uccisi col coltello, erano tutte uccisioni facili. Il mio coltello piange nel mio taschino, tranquillo, avrai occasione di rifarti, tranquillo, tranquillo. Ma andiamo avanti, piano piano l'MLM viene da Gerusalemme. Allora. Beh, su. Ok, ci dobbiamo fiondare lì, in mezzo a quel salice piangente. No, ovviamente no. Allora, due tizi lì, bene, benissimo. Oddio, benissimo, vabbè. Ok, intanto ci telefonano. Serve una via più sicura. Serve una via più sicura, che vuol dire? Oh, vabbè. Allora, ok, dobbiamo andare al molo. La tensione sale, ragazzi. Io scendo qui per non farmi beccare da nessuno. Ma che? Ma dai! Allora, torniamo qua. Veramente, queste sono le sessioni più frustranti fino ad adesso, ragazzi. Veramente rompono le palle come niente. Anzi, tra l'altro, io tanto questo video lo monterò e quindi, beh, voi vedrete solo la parte in cui ci riesco. Ma porca pupazza, ragazzi, non potete immaginare quante volte l'ho fatto. Ma non perché, cioè, non per niente, però porca trota, questi ti scoprono pure se scureggi. Vabbè, magari se scureggi no, però porca miseria, se respiri te beccano. Oh, maledizione. Comunque, io direi di mandare un sasso lì giù e mandarli a quel paese lì. Per tutti che cercano i fantasmi, sentono i rumori. Ok, passiamo qua sotto. Andiamo qui sotto, ragazzi. Li abbiamo fregati finalmente, ce l'abbiamo fatta. Voi non potete capire quanta frustrazione. Siamo fuori. No, attenzione, quello ci guarda. Veloce. Per la parte che è veloce, che se corriamo ci beccano. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Spero per voi che non facciate mai questo livello, perché è veramente una rottura di palle. Guardate. Dai, vai nell'acqua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo. Che cazzo? Ce l'abbiamo fatta. Ok, adesso dobbiamo andare alla nave, all'assalto del Titanic. Oh, andiamo sotto, che non vorrei che ci scioccassero come l'ultima volta che abbiamo assaltato una nave. Siamo andati all'arrembaggio, perché noi siamo monchi di rufi. Quindi che cacchio là, se stava successo qualcosa. Ecco, oh, ecco il mio coltello, lo sventrapapere. Finalmente, ragazzi, finalmente abbiamo usato il nostro coltello. Oh, oh. Le mani che coprono i tatuaggi. Oh, oh, attenzione, ci siamo cambiati finalmente. È un mese che stiamo sull'isola, finalmente ci siamo riusciti a cambiare. Puzzavamo che facevamo schifo. Infatti, Sam, sono pronto. Ok, vabbè, basta le cavolate, sentiamo. Allora, come devo comportarmi? Come un Foster, ricordo. Come un Fotter. Boccalone. Devi credere alla tua balla per poterla vendere. Giusto. Idioma. Dicevo, non biasimo in questo momento Lisa per non avercela data.
puzzavamo come veramente dei cammelli, come un sandalo di prete che non si lava da 3 mesi. Bene, Hoyt viene a esaminare i nuovi uomini. Meno è un lavoro. Tutti in linea per l'ispezione. Ok, allora dobbiamo passare l'ispezione. Siamo Foster. Avevo come al supermercato. Cioè, andiamo, andiamo. Passa. Ci prezzano. Sei pulito? Ecco Giuda, mi sono cambiato mo. Non posso credere che... Ok, Foster. Ben Foster. La vuoi un po' di grana? Melo? Sì, perché credi sia qui? Un boss di nome Bass è appena stato ucciso. No, per noi. Sarà aperto al pubblico. I suoi ragazzi fanno soldi a palate. Perché noi no? E Hoyt? Di più di questo. Hoyt ha problemi più grandi. Ora come ora è un cazzo di buffet, ma non durerà per sempre, tanto vale mangiare. Giusto. Puoi dirlo forte. Ok, vatti a sentire il discorso. Ehi. Se ne fai parola con qualcuno, sei carne morta. Tra l'altro sto tizio c'ha la barba più brutta della storia, proprio mai vista brutta. Sì, barba più brutta. Mettiamoci in prima fila come ai concerti, pochiamo tutti insieme. Tutti col volto coperto tranne noi. Ah, miei nuovi piccoli sottoposti. Non vi dirò, Bal. Siamo qui per la grana. E per la fica della mia testa, che mi alzo ogni mattina. Mio padre, buon'anima, era un minatore. Si svegliava all'alba tutti i giorni, fumava una sigaretta e se ne andava sottoterra. Per quel poi resuscitava. Meraviglioso uomo. L'azienda era Dio. Io porto lo stesso rispetto a questo mio umile business e mi aspetto che tutti facciate lo stesso. Ora ci sono soltanto 3 regole che dovete seguire. Primo, proteggete il mio prodotto. Scopatele, ma con dolcezza. C'è il cazzo. Secondo, uccidete a vista i nativi. Terzo, tutti i profitti vanno a me. Sono un capo comprensivo. Ma se infrangete una sola regola. No. Ragazzi, ha fatto la fine di chi? Vediamo se lo sapete. Tutto dentro il forno come polli arrosto belli croccanti. Prego di più di questo schifo. Ma ora basta. I selvaggi vogliono mandare il mio lavoro a puttane. Il mio orgoglio. Mostrategli che non scherziamo. Ah, dimenticavo. Ho un'offertona per voi. Un'isola privata per la testa di Jason Brody. Cacchio, ragazzi. Quasi quasi, cioè, mi costituisco così. Mi regalano un'isola privata. Se non altro non è l'isola piena di dinosauri. Già l'hai detto. Vabbè, allora andiamocene via. Tra l'altro basta sti tutorial maledetti, ancora non se ne va. Togliamocelo dalle palle. Ok. Gesù, Gesù. Giuseppe e Maria. E l'asinello e il bue. Allora, questi tizi ancora stanno qua, oh, forelli. Se sapessero che io gli sono scattaiolato dietro, tanto rubiamoci quello. Questo con l'altro non lo rubo perché non vorrei che magari mi cioccano a sgraffignarmi il bottino e poi, capito? Non vorrei proprio far saltare la missione adesso, dopo tutta la fatica che abbiamo fatto. Vai così, vai così! Mamma mia, sto catamarano va lento come niente. Il catamarano di Paperinic sarebbe più veloce. Comunque ragazzi, dai, queste qui sono, diciamo, missioni un po', io le chiamo per le storyline, cioè, oddio, ne chiamo io, perché praticamente ci servono per spiegare la storia. Sam, quindi magari dire troppe ora minchiate. Tra i mercenari, ma non devi farti vedere mentre fai cose sospette. Ok. Mentre uccidi. Quindi dicevo, quindi magari lascia un po' il tempo che trova. Uno degli uomini di Hoyt mi ha proposto di fregargli dei soldi. Ok. Pensavo
Se uccido i traditori, mi guadagno la fiducia di Hoyt. Sì, morto agli infami. Lo schema Dresde. Ottima scelta. Sarebbe stato più rapido uccidere Jason Brody, ma meglio di noia. Ho controllato i traditori dall'interno. Hanno tre capitani, uno dei quali potrebbe avere un elenco con tutti i membri. Uccidili, prendi l'elenco e fai in modo che Hoyt venga a sapere che sei un bravo soldatino. Dove li trovo? Un vecchio tempio. Ti passo le coordinate. Vabbè, niente di più facile. Vabbè ragazzi, allora io penso che per oggi sia tutto. Non lo so, vi saluto, vi ringrazio. Abbasso la mia forza Lazio.